particolare riferimento agli amici della stampa. Abbiamo organizzato questo momento di comunicazione in vista della 17ª edizione del Bailazio, appunto il mercato internazionale dei prodotti turistici che annualmente viene organizzato dal sistema delle Camere di Commercio con il patrocinio del Ministero della Cultura e soprattutto con la collaborazione di una filiera istituzionale che ormai possiamo definire completa. Sto parlando della Regione Lazio, parlo di Enit, che ha inserito questa iniziativa nel calendario internazionale delle proposte turistiche. La dico per i non addetti ai lavori: ogni regione può organizzare fino ad un massimo di un evento che ha visibilità internazionale e che può essere inserito appunto nel circuito Enit e che quindi verrà rilanciato da tutti i punti di riferimento internazionale di Enit. È un solo evento che non tutte le regioni sono in condizione di organizzare per motivi di carattere proprio organizzativo, logistico, ma anche di carattere economico. Perché qual è la particolarità di questo evento? È un evento che permette di ospitare e quindi far toccare con mano realmente i territori e le offerte turistiche un numero di tour operator provenienti da ogni parte d'Europa. Quest'anno, lo dico immediatamente perché è un numero molto significativo, noi avremo 85 buyers che provengono, come dicevo, da ogni paese d'Europa, con particolare riferimento dalla Russia. Il 22% degli invitati appunto sono russi, anzi questo lo dico, ci ha tenuto sui carboni ardenti fino all'ultimo istante, perché voi sapete che le situazioni internazionali, le tensioni che ci sono fra Russia ed Ucraina in questa fase hanno determinato delle politiche, delle logiche di embargo che non riguarda il settore turistico per quanto ci riguarda e soprattutto non va ad incidere su quelli che sono contratti già definiti. Per cui questo sforzo che era stato compiuto per rivolgerci, così come il nostro paese sta facendo, verso quel tipo di mercato rischiava di essere vanificato da una vicenda insomma ben più grave sotto profili politici e relazionali. Fortunatamente, dico, la cosa non avrà un'incidenza in questo momento che stiamo organizzando e quindi avremo gli 85 buyers che da giovedì prossimo arriveranno a Rieti e fin domenica potranno frequentare il nostro territorio con una formula che ormai è collaudata. C'è da un lato, vengono realizzati dei desk, da un lato ci sono gli operatori che offrono pacchetti turistici a questi buyers con l'auspicio che vengano inseriti nei cataloghi e nelle proposte dei propri paesi. Immaginate l'effetto moltiplicatore che può avere la chiusura di un solo contratto nei confronti di queste persone. Tenete conto che nel corso degli anni la cosa si è evoluta. Oggi gli appuntamenti e gli incontri vengono definiti con una piattaforma telematica che oggi già registra oltre 2.000 punti di contatto e 2.000 appuntamenti. Quindi questa mole e questa massa di contatti, che voglio puntualizzare, sono contatti specializzati, non generalisti, ma noi sappiamo perfettamente che quei tour operator sono tour operator che si interfacciano correttamente con quelle che sono le offerte turistiche del Lazio. E in particolare voglio sottolineare che essendo noi diciamo territorio ospitante abbiamo avuto il privilegio di vedere una ridondanza di presenze che sono attente ed interessate a quello che è il turismo dei cammini, che è il turismo ambientale, il turismo delle aree interne, il turismo dell'enogastronomia. È un motivo di soddisfazione perché non dobbiamo dimenticare che fino a qualche anno fa turismo in Lazio era semplicemente Roma. Lo dico non per fare il provinciale, magari smentire quanto stavamo stamattina dicendo in conferenza stampa presso la Camera di Commercio di Roma, ma sta cambiando il tipo di turismo e è un turismo che in qualche modo sta avendo nuove sensibilità verso quelle che sono le offerte del nostro territorio.
ho detto stamattina e lo ripeto, noi abbiamo la possibilità di ospitare questo evento intanto grazie alla sensibilità del sistema delle Camere di Commercio del Lazio. Lo dico senza far delle cifre, ma immaginate che questo è un evento che ha un costo comparabile a quello che è il nostro budget promozionale di un anno. Lo riusciamo a fare proprio perché in maniera sistemica e grazie alle positive relazioni che il nostro sistema camerale ha, siamo riusciti a portare questo evento quest'anno, lo sottolineo. Perché? Perché questo è un anno molto importante. L'offerta che noi andremo a proporre è l'offerta che avrà una ricaduta su Expo 2015. Si dice sempre che Expo potrà portare in Italia 20 milioni di turisti. Molti ovviamente potranno vedere il Lazio come meta di secondo livello o di ingresso, perché Roma sarà una delle due porte, o di uscita. Ecco, noi abbiamo cercato di costruire dei pacchetti turistici che tengano conto di questo evento, per cui poter ospitare l'evento quest'anno in vista di questo appuntamento così significativo è come dire un effetto amplificatore e moltiplicatore della promozione che ne può derivare. È evidente che Camera di Commercio da sola non può nulla, lo abbiamo fatto a livello di sistema, lo abbiamo fatto come Unione Regionale, ma in questo tavolo siedono, e lo dico partendo dalla mia struttura e quindi giocando in casa, Camera di Commercio e Azienda Speciale, che insomma da mesi stanno lavorando in maniera indefessa su questo appuntamento. Ma se non vi fossero state, e lo sottolineo, le disponibilità, le sensibilità da parte delle amministrazioni locali e dico del sindaco e dell'amministrazione di Rieti, del sindaco e dell'amministrazione di Contigliano e del sindaco e dell'amministrazione di Greccio, sicuramente non saremmo riusciti ad organizzare questo evento. Un evento che vuol parlare delle bellezze del territorio, ma vuol raccontare il territorio. Questo è fondamentale. La cosa saliente è che noi vogliamo che il territorio venga vissuto e venga raccontato, venga evocato, e soprattutto questo racconto si deve interfacciare con quelle che sono, diciamo, le offerte che andremo a fare, dicevo, per Expo 2015. Sapete che Expo ha due grandi tematiche, che sono quelle delle energie alternative e delle energie, noi diciamo, alternative o comunque rinnovabili, e l'alimentazione. Allora, San Pastore non è una scelta solamente legata alla bellezza del luogo, poi io lascio ai sindaci contendere l'ingresso se appartiene o meno ad un comune o all'altro, perché fra le cose positive del nostro territorio è che vi sono anche questi confini che poi ci permettono di in qualche modo non essere belligeranti, ma di essere fieri, di poter avere giurisdizione su cose belle, e la piazza di San Pastore è proprio questo, una cosa bella della quale si può essere fieri, ma che ricorda, lo dicevo, il grano San Pastore, che è un grano selezionato da Strampelli e che è diventato importante nel mondo perché ha posto e ha risolto uno dei problemi, ha tolto la fame dalla pancia di molti abitanti del mondo, d'Italia in particolare e oggi del mondo. Allora, quando ci si presenta su scenari allargati come saranno quelli di Expo, è chiaro che non si possono raccontare cose che non hanno un respiro lungo, non hanno una storia, non hanno la radice. Noi fortunatamente con questo luogo riusciamo anche ad evocare. E questo sarà il luogo dove il venerdì ospiteremo i buyers e andremo ad incontrarci. Poi, insomma, cercheremo di prendere per la gola questi nostri ospiti e quindi faremo assaggiare la nostra gastronomia. Io stamattina lo ricordavo, parliamo tutti di amatriciana, ma non lo riconduciamo ad Amatrice, non lo riconduciamo al territorio della Sabina. Quindi l'amatriciana è importante, ma non rende adeguatamente per l'immagine che ha, per il brand che potrebbe essere in qualche modo utilizzato. Non uso mai il termine sfruttato, ma insomma potrebbe in questo caso essere anche un termine proprio. Poi San Pastore è anche Greccio, oltre a Contigliano, e quindi significa il presepe.
significa il cammino di Francesco, e su questo io non mi addentro, perché sicuramente i sindaci che insistono su quest'area potranno essere più precisi. E allora, finito il venerdì, il sabato noi accompagneremo un'aliquota significativa di questi tour operator, perché poi questo gruppo si sfaldano, alcuni andranno ad osservare le strutture del mare di Latina, altri il turismo termale di Viterbo, alcuni andranno in Ciociaria per quelle che sono le aree dell'enogastronomia, qualcuno, pochi, li manderemo a Roma. Parte importante sarà qui, per vedere che cosa. Intanto saranno a Rieti nel momento in cui c'è il Riate Festival, e quindi gli faremo vedere già giovedì sera un concerto d'organo a San Domenico, quindi la maestosità dell'organo papale Don Bello Rubas, la bellezza dei luoghi, e il sabato visita a Rieti Sotterranea e gli elementi, il teatro. Perché noi diciamo, vendiamo, ma siamo convinti che Rieti è anche città della musica, è città della cultura, e quindi questi luoghi devono essere adeguatamente presentati. Faremo toccare con mano i santuari, senza esagerare, lo dico io, perché il nostro è un percorso da un lato religioso, ma è anche un percorso ambientale, quindi immergeremo questi nostri turisti nella riserva dei laghi Lungo e Ripa Sottile, e vorremmo spanciare in tutto il territorio. Non è possibile per motivi di tempi e per motivi logistici, ma per esempio non abbiamo dimenticato la Sabina, perché noi faremo entrare, diciamo così, i nostri turisti sul versante ternano, quindi fermandoci già a Magliano Sabina in delle belle strutture per un cocktail di benvenute e quant'altro. L'ho detto stamattina, lo ripeto, e poi passo la parola ai nostri amici sindaci. Per noi il Bailazio è una vetrina, ma è una vetrina che vuole offrire dei prodotti particolari. Vedo qui degli amici, cito Tosti, ma potrei citare Federlazio, che avevamo già convocato molti mesi fa in vista di questo appuntamento, e lì io dissi agli intervenuti: guardate, Bailazio oggi viene letto in maniera abbastanza difforme, c'è chi è entusiasta dei risultati, c'è chi è meno soddisfatto degli esiti. Noi dobbiamo fare un percorso culturale, un percorso che intanto inquadri correttamente che cos'è questa manifestazione, ma dobbiamo anche aggiungere un secondo aspetto. Dobbiamo far capire ai nostri operatori che ormai la vendita della camera piuttosto del singolo pasto non tira più. Io dico, questi diventano elementi di compendio, elementi di arredo rispetto ad un'offerta che è la fruibilità del territorio, delle sue bellezze. Dopodiché è evidente che il turista si fermerà anche per una o più notti per consumare uno o più pasti e quant'altro. Allora è questo che noi dobbiamo fare. E io dico, ieri eravamo presenti con il sindaco di Rieti in Ascom, è stato presentato un prodotto estremamente importante, che è un portale per il turismo e per l'offerta anche commerciale dei prodotti, che si chiama Visit Rieti, che io ho letto certamente come un'iniziativa di un'associazione di imprese, ma spero che Leonardo me lo consenta, anche come una risposta a quel quesito / sfida che in qualche modo avevo lanciato. Dico, noi come istituzioni possiamo realizzare la vetrina, possiamo accendere l'occhio di bue, ma che cosa verrà inquadrato e le cose che verranno offerte alla vista non possiamo farle noi, devono essere frutto e prodotto degli imprenditori e di chi la rappresenta. Allora, la filiera istituzionale, io credo sia tangibile, c'è, è incordata. Mi sembra, e è questo l'elemento di ottimismo che io vorrei trasmettere a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che anche il sistema delle imprese stia credendo in questo, in questa opportunità. Il territorio, che è bello, non lo devo raccontare io perché lo sappiamo tutti. E allora noi che cosa abbiamo fatto?
Abbiamo realizzato un piccolissimo prodotto molto sintetico che andrà a coadiuvare le singole offerte, che è una chiavetta, nell'ambito della quale abbiamo voluto mettere dei filmati, filmati istituzionali della Rieti che produce e il filmato della Camera di Commercio. Poi abbiamo messo dei filmati che raccontano la città di Rieti, il suo territorio e l'enogastronomia che li caratterizza. Addirittura abbiamo riportato anche una trasmissione che viene girata su Sky a livello mondiale. Tutti i materiali sono realizzati in lingua inglese. Abbiamo anche inserito delle schede dei prodotti tipici del nostro territorio, anche queste in lingua inglese, perché ormai dobbiamo, se vogliamo bucare, anche entrare in queste nuove logiche dinamiche di collaborazione e di comunicazione. Dinamiche che mi sembra siano presenti nei siti, che tra l'altro già abbiamo, ci siamo permessi di inserire nella nostra offerta, perché poi è sufficiente linkare questi, adesso cerco di farvi vedere come si presenta, ecco la chiavetta che andrete ad aprire, e quindi troverete il sito istituzionale della Camera di Commercio di Rieti, Rieti che si racconta, quindi un filmato delle attività di imprese esercitate nel nostro territorio, e poi abbiamo Rieti a tavola, con le schede che dicevo dei prodotti, questi filmati istituzionali, e non solo, abbiamo anche presentato un filmato della dieta mediterranea che fa parte di un progetto al quale Camera di Commercio di Rieti partecipa da 2 anni, che dice l'Italia è dieta mediterranea, Rieti lo interpreta in una maniera particolarissima. E poi abbiamo inserito dei link utili, il link della Camera di Commercio, di Unicamere, Visit Lazio, Visit Rieti, Strade dell'Olio e della Sabina, Rieti, Cuore Piccante, Reate Festival e Terra Nostra, che sono i portali che noi, dei quali abbiamo ottenuto la disponibilità ad impiegare, diciamo, in termini comunicazionali. Io l'ho fatta troppo lunga, ovviamente siamo a disposizione per numeri, dettagli, ma prima di dar la parola ad eventuali domande da parte della stampa, io chiedo al sindaco di Rieti appunto di prendere la parola, per poi passare la parola senza ordine di gerarchia e quant'altro a Toni e a Rosati. Sì, grazie Vincenzo, buonasera a tutti. Beh, il presidente Regnini ha spiegato bene quanto sia importante questo appuntamento che noi come territorio ci onoriamo di ospitare. Sicuramente una grande opportunità, una grande occasione di visibilità che in qualche maniera si situa anche all'interno di una serie di iniziative che istituzioni pubbliche e istituzioni private hanno intrapreso in quest'ultimo periodo sul tema del turismo e della promozione del territorio. Questa è un'area nella quale c'è necessità di riconvertire quantomeno una parte del sistema economico che è andato in crisi anche in conseguenza della crisi più complessiva che ha vissuto il modello di sviluppo tradizionale. Abbiamo bisogno di alfabetizzare il territorio e in qualche modo fare in modo che ci sia la promozione, la nascita di un'imprenditoria legata al turismo e all'accoglienza. Da questo punto di vista siamo un po' all'inizio, c'è bisogno di far maturare un'industria del turismo in questo territorio, sicuramente abbiamo un grande patrimonio da valorizzare, abbiamo una materia prima secondo me inestimabile. Anche questa mattina i tecnici del settore hanno sottolineato un aspetto: il turismo non è più solamente la vendita di un luogo, ma è più che altro la vendita di un'esperienza. Le nuove tendenze del turismo sono molto sensibili e attente ai luoghi meno conosciuti, alla mobilità dolce, al turismo diciamo così slow e alle aree interne e anche meno conosciute del paese, e io credo che insomma Rieti legittimamente il suo territorio sta in quel pezzo d'Italia nascosta che però davvero custodisce un patrimonio inestimabile. Noi siamo nelle condizioni di offrire agli operatori che verranno a trovarci in questo fine settimana un territorio che davvero apre tantissime opportunità di essere visitato, di essere goduto e di essere vissuto. Dobbiamo essere bravi
bravi a fare squadra, come stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte, tra istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, rappresentanza e imprenditori privati. Ci sono diverse cose che abbiamo fatto che secondo me fanno capire come, insomma, c'è una sensibilità diversa rispetto al passato per questi argomenti. Non è un caso che proprio ieri molti dei soggetti che oggi sono qui si sono ritrovati per promuovere uno strumento utile alla promozione e al marketing territoriale. Noi come amministrazione comunale abbiamo inteso dare un messaggio, che è quello di istituire un capitolo di bilancio destinato ai tour operator che vogliono portare turisti qui a Rieti, e quindi noi, insomma, restituiremo i soldi per venire a Rieti, quindi l'autobus, siamo nelle condizioni di restituire i soldi per l'autobus che porta i turisti a Rieti, che pernottano almeno una notte. Quindi, insomma, una serie di cose che si stanno facendo. L'apice sarà sicuramente questo appuntamento, che vedrà, insomma, alla fine centinaia di operatori del settore venire da tutta Europa in questo luogo, sicuramente per occuparsi della Regione Lazio, sicuramente per occuparsi di Roma, ma anche per occuparsi della nostra provincia e dei nostri luoghi così incontaminati da essere davvero insomma una destinazione di altissimo pregio anche nell'ambito regionale. Sicuramente, insomma, gli elementi caratterizzanti, lo diciamo sempre, sono quelli legati alla qualità ambientale. Per questo si può parlare di una vera e propria esperienza natura da offrire agli operatori del settore turistico. Ci sono i cammini di fede, noi anche grazie all'iniziativa della Regione Lazio e al lavoro congiunto che abbiamo fatto con i comuni sul cammino, innanzitutto sottoscrivendo un protocollo d'intesa che ci ha permesso di fare una serie di iniziative quest'anno, abbiamo verificato che c'è stato un aumento di circa il 30% di presenze lungo il cammino di Francesco, quindi segno evidente che se riusciamo a accendere un po' i riflettori sul nostro patrimonio, siamo nelle condizioni di attrarre turisti e di essere un punto di riferimento e un polo di attrazione. Però vogliamo continuare, noi l'abbiamo detto anche in sede di elaborazione di questo protocollo d'intesa, magari il prossimo passo potrebbe essere quello di costituire un consorzio che metta insieme tutti i comuni che incidono sul cammino di Francesco, quindi diventare anche per la Regione Lazio, per il Ministero e per gli imprenditori un unico interlocutore pubblico che si occupa di fare la manutenzione del cammino e di valorizzarlo come grande occasione e grande canale di promozione del turismo in questo territorio. Questo per dire una delle tante cose che abbiamo da vendere e da proporre all'esterno, e credo che, insomma, questa sia una bellissima occasione. Sono convinto che non ci faremo trovare impreparati e che, insomma, siamo nelle condizioni davvero di rappresentare il meglio di questa provincia durante questo fine settimana. Il lavoro continua, il lavoro di squadra continua, dobbiamo necessariamente stringere le maglie e fare in modo che istituzioni pubbliche e operatori del settore e associazioni di categoria e anche tutto il mondo della rappresentanza lavorino davvero finalmente insieme con l'unico e assoluto obiettivo di dare a questa provincia un'occasione e una possibilità di sviluppo. Naturalmente far diventare questa provincia una provincia, insomma, turistica, e far diventare la nostra economia un'economia turistica è un lavoro di lunga lena, non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, cioè bisogna anche di in qualche modo fare un lavoro di carattere culturale sia sull'imprenditoria locale che sui cittadini. Io credo però che, insomma, il lavoro che abbiamo iniziato può produrre frutti, già li sta producendo, e credo che, insomma, davvero sia anche una bella soddisfazione per tutti noi ospitare questo appuntamento. Sono molto d'accordo con il Presidente Regnini quando dice quest'anno il Vai Lazio è impreziosito dal fatto che anticipa un grandissimo evento come è l'Expo 2015. Delle decine di milioni di turisti che sono previsti a Roma, la sfida è quella di attrarne una piccola percentuale, però sufficiente a dare ossigeno all'economia di questo territorio. E quindi, insomma, dobbiamo, a partire da questo appuntamento, lavorare per farci trovare pronti a maggio 2015, quando ci sarà questa grande occasione di promozione per tutto il territorio. E penso che, insomma, sia già un buon esperimento quello di ospitare questo appuntamento così importante nella nostra terra. Grazie. Nel ringraziarti per le parole voglio anche sottolineare come stamattina il Presidente Zingaretti abbia ribadito il proprio interesse, il proprio apprezzamento e, dico io, sostegno
per quelle che saranno diciamo, le iniziative a valere sul cammino di Francesco. Lo dico per gli amici che ci stanno seguendo tramite televisione e radio, purtroppo non è presente il commissario della provincia di Rieti, Giancarlo Felici, non abbiamo potuto spostare avendo ormai organizzato il nostro impegno, ma purtroppo impegni che si stanno susseguendo, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti che riguardano le istituzioni, gli impediscono di essere qui presenti. Mi prega di porgere il suo saluto ai convenuti, ribadisce il sostegno dell'istituzione all'iniziativa e soprattutto ai percorsi che andremo a realizzare di seguito. Detto questo, la parola al dottor Angelo Toni, sindaco del comune di Contigliano. Grazie al presidente Regnini, grazie per avermi invitato e anche per avermi dato l'opportunità di parlare del nostro territorio, del mio territorio, così del comune di Contigliano, che è una piccola parte di tutto il territorio reatino della provincia, però diciamo che in questo momento si sente coinvolto proprio per quello che diceva prima, visto che l'abbazia di San Pastore la condividiamo con il comune di Greccio e siamo molto in sintonia con il sindaco di Greccio. È un'abbazia che sta sul confine, per cui la struttura sta sul territorio di Contigliano, l'ingresso per arrivarci, la strada è sul territorio di Greccio, quindi da buoni amici di vicinato ce la condividiamo e quindi ci sentiamo anche un po' protagonisti di questo. Io non ho potuto partecipare questa mattina alla conferenza stampa che si è tenuta a Roma, però ho appreso dalle parole del Presidente una cosa che mi ha fatto molto piacere, ha parlato del turismo alternativo, di un turismo che poi si riverserà qui sulla provincia di Rieti, ma che ha caratteristiche diverse da quelle del turismo romano. E su questo veramente sono contento, perché noi diciamo che abbiamo intrapreso già da tempo un'iniziativa per dare l'opportunità di un turismo diverso da quello del turismo delle grandi città, delle grandi metropoli. È un turismo che punta sull'ambiente, sulla qualità dell'ambiente, è l'unica ricchezza che abbiamo in questo momento, soprattutto in questo momento di crisi, se riusciamo a dare questa opportunità. E noi ci siamo indirizzati come comune, io parlerò del mio comune ovviamente, ci siamo indirizzati in questo senso, vi faccio alcuni esempi, per esempio abbiamo avviato oramai da 2 anni la raccolta porta a porta per salvaguardare l'ambiente, stiamo cercando, abbiamo avuto un finanziamento per un'installazione di un grosso impianto fotovoltaico sulla scuola media e sulla palestra. Stiamo tentando di ridurre, e quindi abbiamo puntato sul risparmio energetico della pubblica illuminazione. Vi dico questo perché abbiamo un interesse e un'attenzione particolare per l'ambiente, perché pensiamo che proprio lì noi dobbiamo puntare per quanto riguarda il turismo, oltre che enogastronomico, anche quello ambientale. Abbiamo anche noi dei piccoli gioielli da mostrare, uno è quello che poi sarà la sede di questo Bailazio a San Pastore, ma abbiamo anche gioielli come la Collegiata che sta nel nostro centro storico, che è veramente di grande pregio. Ho avuto notizia proprio in questi giorni, la settimana scorsa, dalla sovrintendenza archeologica, per esempio, che ci hanno autorizzato a fare degli scavi all'eremo di San Lorenzo, che è una cosa importantissima, dove casualmente nell'occasione della ristrutturazione sismica di questa piccola chiesetta, che poi è l'origine sul colle di San Lorenzo e antecedente ancora al centro storico di Contigliano, casualmente nella ristrutturazione sono venute fuori delle pietre scolpite che fanno risalire all'epoca romana e quindi verosimilmente dagli studi che la commissione della sovrintendenza archeologica ha fatto sembra che lì sotto ci fosse una villa romana, quindi il fatto di apprendere l'autorizzazione ad effettuare degli scavi con la supervisione di un sovrintendente, di un archeologo, ci fa molto piacere e questo, voglio dire, è un altro momento, un altro punto che può richiamare l'attenzione del turista nel nostro territorio. Guarda caso quel sito è incastonato nel cammino di Francesco e, come diceva prima il sindaco di Rieti, sono numerosissime le presenze, io lo vedo perché Contigliano è un paese di passaggio e quindi vedo molti turisti che passano. Rispetto alla ricettività, è cambiato.
anche lì un po' l'atteggiamento. Noi avevamo un piccolo albergo a Contigliano, il piccolo albergo oramai diciamo che si sta trasformando, perché una parte è diventato casa di riposo, una parte è rimasta albergo, però c'è stato un fiorire di bed and breakfast, di agriturismi, e poi noi abbiamo l'altro gioiello che è l'ostello per la gioventù, che è una vecchia villa inserita in un parco e che ha una potenzialità di una sessantina di posti letto, e guarda caso sono potenzialità e ospitalità che bene si adeguano a quello che è il turismo religioso, il turismo del pellegrino che percorre il Cammino di Francesco. Non dimentichiamoci neanche la Villa Battistini, che oltre a tutti i ricordi, a tutti i valori e tutti i cimeli che ci sono dell'artista che c'era, è anche sede in questo momento di una scuola di musica di Santa Cecilia. Speriamo che la provincia continui ancora a finanziarcela. Villa Battistini è sul territorio di Contigliano, ma è di proprietà della provincia, e quindi è un altro elemento che può aiutarci anche in questo discorso turistico. Adesso è anche sede delle officine dell'arte e dei mestieri, quindi anche lì abbiamo avuto finanziamenti della Regione Lazio per istituire queste officine dell'arte nel senso della musica, quindi molto in tema con quello che è tutta la visita. Quindi ecco, diciamo che le potenzialità ci sono, l'attenzione verso l'ambiente, che deve essere poi il richiamo principale per questo tipo di turismo, questo turismo nuovo, ci sono. Questa manifestazione è una grandissima opportunità che ci viene offerta di far conoscere il nostro territorio. Cerchiamo di sfruttarla al meglio, noi faremo la nostra parte, siamo veramente a disposizione. Ringrazio quanti si sono adoperati per mettere in piedi questa iniziativa, quindi soprattutto la Camera di Commercio, e noi siamo a disposizione per una fattiva collaborazione. Grazie Angelo per la tua ribadita disponibilità. Intanto, prima di passare la parola al Sindaco Rosati, do due numeri, due veramente. Che riguardano i buyers. Immaginate che noi, per quanto riguarda i buyers, è evidente che cerchiamo di turnarli per allargare l'offerta. Ecco, noi quest'anno, per quanto riguarda i buyers, abbiamo il 78% di nuovi partecipanti, mentre il 22% sono conferme di passate esperienze. Un dato significativo è, diciamo, quello invece dei sellers. Quanti tornano? Nel caso di specie il 71% sono sellers che già hanno partecipato all'evento, e questa è un po' una risposta a quelle insoddisfazioni che in qualche modo venivano espresse. Non è consueto avere un 71% di gradimento, di conferma nella presenza, se non in presenza di eventi che in qualche modo sono attraenti ed attrattivi. Allora, adesso la parola al Sindaco Rosati. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Senz'altro porto il saluto di Greccio, oltre al mio personale, e questa sera ci troviamo ad esaminare il frutto di un sapiente lavoro portato avanti dalla Camera di Commercio di Rieti insieme all'Unione delle Camere di Commercio del Lazio, Union Camere. Dobbiamo molto sicuramente a Union Camere, anche all'Agenzia Regionale del Turismo, all'Enit, perché è stata scelta la nostra terra per presentare questa importante edizione del Bai Lazio. Questa importante edizione perché più importante di altre? Perché, come dicevano prima di me il Sindaco Pedrangeli, il Presidente Regnini, il Sindaco Doni, è un po', diciamo, l'anticamera dell'Expo 2015. Quindi è un biglietto da visita importante, quindi è un biglietto da visita che sicuramente noi dobbiamo spendere, e spendere mostrando una terra unita, mostrando delle località, delle città, dei paesi, dei comuni che lavorano in sinergia, che sono capaci di dare il meglio di sé in un discorso organico. E c'è bisogno cioè di un disegno strategico che sia di promozione turistica, sia locale, quindi su base provinciale, sia regionale. Dobbiamo essere capaci di far sì che il prodotto Roma non venga visto come un nemico rispetto a noi, ma noi dobbiamo essere capaci di integrare il prodotto Roma con il nostro prodotto, un prodotto di nicchia, un prodotto di qualità, un prodotto che sicuramente ha molto da dire sul mercato. Per quello che riguarda Greccio,
Sapete tutti che è la località simbolo per quello che riguarda la nascita del presepe, il francescanesimo in particolare, quindi sulla Valle di Rieti, senza nulla togliere ad altre autorevoli località. E sarà sicuramente per noi un'ottima vetrina, una vetrina che ci consentirà di mostrare i gioielli che abbiamo, partendo dal santuario francescano del presepe, ma fino ad arrivare a tante di quelle peculiarità, di cui ora farò in modo di elencarne qualcuna, che potrebbero fare la differenza, rispetto a un mercato, quello rappresentato dai buyer che partecipano all'appuntamento dell'Abbazia di San Pastore, che sono dei buyer che provengono prevalentemente da località che non hanno proprio dei flussi turistici già avviati con la nostra località. E abbiamo sottolineato, il Presidente Regnini sottolineava la presenza di molti buyer provenienti dalla Russia, ma sicuramente non sono meno importanti quelli provenienti dal Nord Europa, oppure dall'ex Jugoslavia, la Slovenia prima fra tutti, la Slovenia che è una nazione abbastanza in movimento. Io ho avuto l'occasione di visitarla dicembre scorso e sicuramente ho visto un fermento e una volontà di proiettarsi verso l'esterno, soprattutto verso l'Italia, comunque era gradevole. Opportunità, sì, avremo tante opportunità da questa manifestazione, dovremmo essere capaci noi di coglierle, come dicevo nella premessa. Prima di tutto, per quello che ci riguarda, per destagionalizzare l'offerta turistica. Nonostante tutto siamo ancora abbastanza legati al fatto che d'inverno sia greccio, perché c'è il Natale e quindi l'appuntamento del presepe, perché d'inverno può essere il Monte del Menillo, perché comunque c'è attività sciistica, altre località possono avere delle peculiarità, i laghi, la montagna. Noi ci proponiamo sicuramente per quello che riguarda una delle mete del Cammino di Francesco, diceva prima il collega Angelo. Contigliano è il luogo di passaggio, Greccio è punto di arrivo, quindi anche su questo abbiamo cercato di mettere a punto delle strutture. Stiamo realizzando in questo momento, a poca distanza dal santuario francescano, in maniera sostenibile, un camping, un'area di sosta per quello che riguarda un tipo di turismo differente, un turismo all'aria aperta, ma abbiamo il dovere e la volontà di dotare di strutture un po' tutti i target. Dicevo, il Cammino di Francesco, ha sottolineato il sindaco Pietrangeli quanto sia stato importante coniugare l'energia di tutti, fare questo accordo e cominciare a dare un segno che non siamo più singoli musicisti, ma facciamo parte di un'orchestra, ben diretta e che è capace anche di suonare delle romanze o altro in maniera sicuramente di qualità. In questo contesto il Cammino di Francesco è uno strumento che può servire all'indotto sicuramente per sviluppare tutta una serie di attività che sono di supporto, in questo c'è ad esempio il Cammino di Santiago, ma può essere sicuramente un'eccezionale occasione della riscoperta della nostra identità culturale. Troppo spesso dimentichiamo che la nostra terra è una terra ricca di storia, ha espresso uomini di primo piano fin dall'epoca romana, per quello di cui abbiamo memoria. Siamo comunque delle persone che quando ci mettiamo a fare le cose riusciamo anche a farle bene, siamo dei vincenti, e quindi dei vincenti dobbiamo essere anche in questa particolare occasione. Dicevo, le nostre terre, a me rimane difficile dire Greccio e basta, perché comunque i destini di Greccio, i destini di Contigliano, i destini di Rieti e così via, in questo contesto sono una sola realtà. È impensabile pensare di essere una prima donna oppure di poter prescindere da quello che sono le risorse anche di tutto il comprensorio. Per cui sicuramente presenteremo il nostro miglior volto anche per quello che riguarda il trekking, il turismo verde, l'agrogastronomia, le produzioni tipiche locali, sicuramente di nicchia. Per quello che riguarda Greccio c'è un'altra realtà abbastanza sottovalutata negli ultimi decenni, quello delle terme, la fonte del Lupetto, che nell'inizio secolo scorso disintossicava gli operai della Snia, della viscosa, è tutt'oggi viva e vegeta. Abbiamo soltanto bisogno di fare un discorso per il quale, in un colloquio di poco tempo fa con il Presidente Regnini, avevamo inquadrato un po' anche una strategia di fondo per poterci muovere. E parimenti contiamo anche di aprire ulteriormente al pubblico il rifugio montano della Cappelletta, un altro dei luoghi simboli di Greccio, è il posto dove Francesco d'Assisi, prima che diventasse santo, si era stabilito e da lì diciamo un po' sviluppato quelle che poi sono state le sue strategie che lo hanno portato ad essere sicuramente uno dei personaggi più importanti della nostra storia e, per chi ha fede, anche del mondo cattolico.
Diceva stamattina nella conferenza stampa di Roma il direttore generale dell'ENIT, parlava di Expo, diceva Expo grossa opportunità, e faceva una considerazione che mi sento di dividere appieno. Non domandiamoci tanto quello che Expo può fare per noi, domandiamoci quello che possiamo essere noi capaci di fare per Expo, cioè proiettarci verso l'esterno. Uno dei limiti che noi abbiamo spesso, io parlo per me, ma credo di poter interpretare anche il sentimento di altri colleghi, è quello che facciamo cose fatte bene, ma non riusciamo a proiettarci bene verso l'esterno. Dobbiamo fare in modo di superare questo. Parimenti dobbiamo incentivare gli imprenditori affinché operino insieme. Una rondine non fa primavera, diceva qualcuno, oppure una stella sola non è che fa il firmamento. Dobbiamo avere la capacità di farli stare insieme. Io affermo con soddisfazione, per quello che può valere, perché comunque tante gocce fanno al mare, le piccole cose sono importanti, che ad esempio a Greccio, anche grazie all'aiuto dell'ASCOM, il cui presidente ringrazio questa sera in maniera formale perché ci ha dato una grossa mano, è stata ricostituita una situazione di operatori che mancava dal 1921, detto così fa sussultare, ma vi assicuro che mancava a Greccio un'associazione di operatori costituita in forma naturalmente operativa, mancava dal 1921. Grazie, ripeto, all'aiuto dell'ASCOM, ma grazie anche a due miei collaboratori, in particolare il consigliere Fabi e l'assessore Giovannelli, il vice sindaco Giovannelli, è stato possibile ritirare un po' le fila e creare quelle sinergie anche attraverso gli operatori che vadano ben oltre la logica del campanile, ma vadano ben oltre anche quelle che sono le logiche della cosiddetta concorrenza aziendale. Tutti insieme si può fare anche concorrenza, ma si può marciare in una direzione vincente. Concludo dicendo che, l'ho detto anche questa mattina, mi ripeto e mi ripeto volentieri, perché su questo sono un po' scaramantico. Diceva il presidente Regnini, il San Pastore, il grano che ha sfamato il mondo, selezionato da Stramperdi, un altro grosso personaggio riadino, forse mai troppo apprezzato, ma in ogni caso un grossissimo personaggio riadino. L'altra curiosità che riportavo io questa mattina, che è documentata, è che per tanto tempo, dal tardo medioevo in poi, l'abbazia di San Pastore e i suoi possedimenti sono stato il granaio che ha dato da mangiare alla città di Rieti, in particolare, a Valle Radina, ma alla città di Rieti. Auguriamoci che da questa abbazia ci sia comunque parta questo segnale di rivitalizzazione delle attività turistiche, ma anche istituzionali della nostra provincia, e che questo possa quindi creare i presupposti per un sussulto d'orgoglio e anche per rivitalizzare la nostra economia, visto il momento poco felice che stiamo vivendo. Ultimissimo e concluso per davvero, approfitto di questa occasione per annunciare fin da ora che nel 2016, che sembra lontano ma in realtà è proprio dietro l'angolo, Greccio compirà il primo millennio della sua storia, sarà il millennio della fondazione di Greccio. Vogliamo arrivare a questo appuntamento in maniera efficiente. Auspichiamo che il Bai Lazio di quest'anno possa essere soltanto la prima pietra per costruire qualcosa che ci dia i risultati che auspichiamo negli anni venturi. E ripeto, nel 2016 possiamo in questa maniera tutti insieme cominciare a tirare le somme del nostro lavoro e del lavoro di tutti quelli che vogliono bene a Rieti e alla provincia di Rieti. Vi ringrazio, buonasera a tutti. Grazie. Solamente e veramente chiudo, alcune percentuali di interesse dei buyers che avremo ospiti venerdì e sabato e domenica nel territorio. Tenete conto che l'82% hanno espresso interesse per Città d'Arte, il 61% per l'enogastronomia, 53% per ambiente e natura, il 20% per gli aspetti di carattere sportivo e religioso, altro 16%. Il congressuale, che un tempo era il cavallo di battaglia del turismo, oggi è ultimo per un 16%. Dico questo per dire che anche nella selezione dei buyers abbiamo prima in punta di piedi, poi sgomitato un po' più forte, ma siamo riusciti a far sì
che i soggetti che parteciperanno a questa nostra iniziativa siano soggetti veramente interessati all'offerta del nostro territorio. È evidente che si tratta di un'iniziativa di carattere regionale, di carattere complessivo, ma le percentuali che ho citato la dicono lunga sulla qualità del lavoro che è stato svolto per far sì che coloro che vengono sono veramente interessati ad acquistare il nostro territorio e i nostri prodotti. Quindi un in bocca al lupo a tutti noi, a questo punto anche e soprattutto alla nostra struttura, che ringrazio per il tramite del dottor Cipriano, direttore dell'azienda speciale, segretario generale della Camera di Commercio, perché si è lavorato fino adesso dietro le quinte, adesso si comincerà a lavorare sul palcoscenico sapendo che, come accade in teatro, il momento della recita è quello che conta. Le prove sono significative, sono importanti, però ce le raccontiamo. La recita è quella che fa il successo o l'insuccesso. Non ho dubbi che per la qualità e per la concordia, che non è una concordia di facciata, ma credete, è una sintonia nel lavoro che si sta ormai materializzando in tutti gli eventi che si seguono, che parlano di economia e che puntano al rilancio. Ecco, io sono convinto che ci sono tutte le condizioni perché questo sia un successo non dell'evento, ma di un segmento della nostra economia che può far ripartire il territorio. Grazie per la vostra attenzione. Se vi sono domande, ovviamente siamo qui per tentare delle risposte. Grazie e buon Bailazio. Grazie.